la sua presenza è in mezzo a noi. Amen. Ed è la sua presenza che ci dà la vita. Gloria a Dio. In questi ultimi tempi noi abbiamo bisogno di essere ripieni della presenza del Signore. Amen. Per me è una grande gioia essere qui in mezzo a voi questa mattina. Io vengo dalla provincia di Genova, abito in provincia di Genova con la mia famiglia, la mia moglie, le bambine, e lì facciamo parte di una chiesa, di una comunità che si chiama Gesù Ritorna. Amen. Come abbiamo sentito questa mattina, Gesù ritorna. Alleluia. E noi dobbiamo essere pronti per il ritorno di Gesù Cristo. Alleluia. Solo con la sua presenza. Amen. Solo col suo Spirito Santo noi possiamo essere pronti. Perché la parola di Dio dice: non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Perciò noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Amen. Dello Spirito di Dio. Amen. Alleluia. Che opera in noi, che lavora in noi e ci dà la capacità di fare la volontà di Dio. Amen, fratelli. Amen. Noi dobbiamo sempre ricordarci, ognuno di noi, che non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Amen, lo sapete? Amen. Dobbiamo ricordarci, ognuno di noi, prima di predicare agli altri, dobbiamo predicare a noi stessi. Alleluia. E dobbiamo dire: anima mia, ricordati che non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Amen. Chi fa la volontà, gloria a Dio, del Padre mio. E il primo obiettivo nella nostra vita è fare la volontà del Padre. Amen. Non è predicare bene. Amen. Perché io parlo per me: a che mi serve se io predico bene ma poi non faccio la volontà del Padre? Predico bene in un pulpito e poi in casa mia sono un ribelle, poi al lavoro sono un ribelle. Che Dio abbia pietà di noi. Amen. E che Dio ci aiuti ad avere il desiderio, il fuoco, la fiamma di fare la volontà di colui che ci ha chiamato. Amen. Amen. Chi è che ti ha chiamato? Dio. Amen. E tu devi fare la sua volontà. Amen. Amen. Non solo predicare bene, non solo cantare bene, è bello cantare, gloria a Dio, non solo suonare bene, non solo pregare bene, ma vivere bene. Alleluia. La Chiesa in questi ultimi tempi ha bisogno di vivere bene. Amen. Di vivere una vita consacrata, fratello, una vita santa. Alleluia. Una vita spirituale. Amen. Affinché noi possiamo veramente risplendere con la gloria del Signore in questa Italia. Amen. Noi siamo qui in Italia con un obiettivo. Amen. Anch'io sono nato in Sud America, ma qui in Italia io voglio predicare in italiano. Alleluia. Così gli italiani capiscono. Amen. Gloria a Dio. La Chiesa italiana ha bisogno di essere edificata e noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Amen. Gloria a Dio. Vi mando i saluti della chiesa di Chiavari. Io abito con la mia famiglia a Chiavari, che si trova in provincia di Genova. Vi saluta il pastore Agostino, un caro fratello. Vi salutano i fratelli. Siamo pochi, ma l'importante è che Gesù è con noi. Alleluia. Non conta il numero, non conta quanti siamo, ma quello che conta è chi è con noi. Amen. Alleluia. Amen. Il Dio della gloria, il Dio onnipotente, il Dio della verità. Io vi posso raccontare brevemente, vi voglio un po' raccontare come è arrivato Gesù nella mia vita. Amen. Io sono nato in Cile, in Sud America. Sono cresciuto in un ambiente cristiano, evangelico. Fin da piccolo mi hanno portato nei culti, nelle scuole domenicali. Fin dall'età di quella bambina io ero già nelle chiese, ero in mezzo ai culti, avevo zii pastori. Sono cresciuto in mezzo al popolo di Dio, ascoltavo la parola di Dio fin da piccolo.
Mia mamma mi portava alle riunioni, alla scuola domenicale, eccetera, eccetera. Ma a una certa età mi sono ribellato. Non sono più voluto andare ai culti. Non sono più voluto andare nella chiesa. E il diavolo ha iniziato a costruire tanti pensieri malvagi dentro di me. Tanto odio, tanti dubbi, tanti pensieri che andavano contro la verità di Dio. Io ero cresciuto nella chiesa, ma non conoscevo il Dio della chiesa. Io ero cresciuto nei culti, ma non conoscevo il Dio al quale noi rendiamo il culto. Perché noi il nostro culto lo offriamo al Signore. Amen. Non solo per stare bene noi. Molti cantano per stare bene loro, per sentire una bella emozione, una bella sensazione, ma la vera lode è per il Signore. Che Dio ci aiuti, fratelli, a capire, gloria al Signore, questa verità, che non è solo per stare bene noi, ma è per la gloria di Dio, per adorare Lui, per ringraziare Lui, oh alleluia, per dimostrare che lo amiamo. Quanti amano il Signore? Amen, alleluia. Dimostraglielo, amen. Noi dobbiamo dimostrare che lo amiamo. Dobbiamo adorarlo in ogni luogo, ringraziarlo e consacrare, dedicare la nostra vita a Lui. Perché Lui ha fatto meraviglie nella nostra vita. Io sono qui per la misericordia di Dio, per testimoniare questo. Perché Dio ha fatto grandi meraviglie nella mia vita, se no io non ero qui. Io ero morto. A quest'ora forse ero in carcere, ero all'inferno. Ma Dio ha avuto misericordia di me. Quando io mi sono ribellato, non volevo più andare ai culti, iniziavo a bestemmiare, a bere, a fumare, ascoltare la musica diabolica del mondo, che ha contaminato la mia mente. Io quando ero lontano da Gesù Cristo ero un rapper. Sapete cos'è un rapper? Uno che canta il rap, l'hip hop. Mi vestivo tutto coi pantaloni larghi, orecchini da tutte le parti, capelli strani. Avevo veramente una faccia da galera. La polizia qui in Italia mi fermava ogni istante. Avevo una faccia da cattivo, perché il mio cuore era nel buio. Amen. Ma quando Gesù è nel nostro cuore, la sua luce si deve vedere anche nella tua faccia. Alleluia! Come Stefano, che quando stava morendo la sua faccia era come la faccia di un angelo. Alleluia! La gente che ti circonda deve vedere in te la luce di Gesù Cristo, deve vedere in te la differenza, deve vedere in te la gloria di Dio. Amen. Perché Gesù Cristo vive in noi. Ma io non conoscevo queste cose. Io sono cresciuto nella chiesa, ma ero lontano da Gesù Cristo. E quando mi sono ribellato, ho iniziato a seguire le vie del peccato, le vie del mondo, le vie che erano contrarie alla volontà di Dio. E vi posso raccontare che in quegli anni avevo un grande buio dentro di me, una tristezza indescrivibile. Io non ho parole, fratelli, è una cosa strana. Io a volte pensavo di essere pazzo dentro di me, perché avevo dei pensieri terribili. Il diavolo mi voleva distruggere. La mia mente era un labirinto, era una confusione. Non avevo mai pace e sentivo delle voci diaboliche che tutto il giorno mi martellavano la mente, mi distruggevano la mente. Ma io non capivo che era una battaglia spirituale. Io ero cieco, io ero morto nel buio, nel peccato di questo mondo, lontano da Gesù Cristo. Ma nel mio cuore cosa c'era? C'era un seme della parola di Dio. Alleluia. Perché la parola del Signore dell'Eterno è un seme incorruttibile. Alleluia. Che prima o poi porterà dei frutti gloriosi, dei frutti miracolosi, dei frutti di trasformazione, di liberazione, di guarigione, dei frutti che cambieranno la tua vita. Alleluia, la tua casa, la vita dei tuoi bambini. Perciò profetizza con la parola di Dio. Amen. Dichiara la parola di Dio.
proclama la parola di Dio. Non importa se gli altri ridono, se gli altri prendono in giro, se gli altri insultano, ma se tu conosci il tuo Dio, tu devi profetizzare. Alleluia! Noi dobbiamo profetizzare sulle città, profetizzare sulle famiglie, profetizzare anche sulla Chiesa, perché la Chiesa ha bisogno di risvegliarsi. Fratelli, a volte si sente dire: aspettiamo il risveglio. Quante volte ascoltiamo questo? Esperamos un avivamiento. Lo escuchamos decir muchas veces. En todas partes se escucha decir: espero un avivamiento. Pero te quiero decir: el avivamiento ya llegó. Porque el Espíritu Santo ya llegó. Gloria a Dios. El Espíritu Santo ya está presente en nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí. Nosotros no esperamos el avivamiento. El avivamiento, el avivador, te está esperando a ti. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te está esperando a ti. El Espíritu Santo te está llamando a ti. Gloria a Dios. El Espíritu Santo quiere llenarte, quiere bendecirte, quiere transformarte, quiere purificarte, quiere llenarte de fuego, de una nueva unción y de una nueva pasión por Jesucristo. Noi abbiamo bisogno di una nuova unzione, fratelli. La Chiesa non sta aspettando il risveglio, è il risveglio che sta aspettando la Chiesa. È lo Spirito Santo che sta chiamando la Chiesa. È lo Spirito Santo che ogni giorno ci dice, fratelli e sorelle, come dice in Efesini: risvegliati o tu che dormi. È scritto. Amen. Chi è che l'ha mai letto questo? L'avete mai letto? Amen. Risvegliati o tu che dormi e alzati dai morti, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Amen. Il risveglio ci sta chiamando. Colui che risveglia è già in mezzo a noi. Lo Spirito Santo è sceso più di 2000 anni fa. Lo Spirito Santo è sempre all'opera nella Chiesa. La Chiesa non sta aspettando il risveglio, è il risveglio che sta aspettando noi. Amen. E noi ci dobbiamo risvegliare personalmente. Ma quando io ero lontano da Gesù Cristo non conoscevo queste cose, vivevo nel buio e ho iniziato a seguire le vie del mondo, le cose del mondo, i vizi. Ho iniziato a bere, a fumare, a seguire quella musica diabolica che io non sapevo. Attenzione, io ve lo devo dire, fratelli, nel nome del Signore, c'è una musica che adora Dio, ma c'è anche una musica che adora il diavolo, una musica che viene dai demoni. E io ascoltavo quella musica in inglese e non sapevo neanche quello che dicevano. Stai attento alla musica che ascolti. Se tu ascolti della musica in inglese e non sai quello che dicono, quelle parole possono entrare incoscientemente dentro di te. Fratelli, è la verità, e ti contamina, ti corrompe, ti fa portare la tua vita, ti porta la tua vita verso la via sbagliata. E quella musica che io ho iniziato ad ascoltare mi portava in una via sbagliata, io non lo sapevo. Io ascoltavo della musica del mondo in inglese e non sapevo neanche quello che dicevano. E quella musica parlava solo di violenza, di immoralità, di sesso, di droghe. Parlavano cose diaboliche. E la mia vita si incatenava, diventava sempre più schiava delle tenebre. Ma Gesù Cristo aveva un piano con la mia vita. Amen. Amen. Lui ha avuto grande misericordia di me. Amen. Quando io lo bestemmiavo, io ho iniziato a bestemmiare il Signore, fratello. Io sono arrivato piccolo in Italia con la mia famiglia e ho seguito quei cattivi esempi. E a una certa età io ho iniziato a bestemmiare Dio. Io bestemmiavo, parlavo male dei pastori, dei predicatori, perché io ho degli zii pastori e parlavo male di loro, li insultavo, parlavo male degli evangelici, dicevo che i pastori erano ladri, erano bugiardi,
e era tutta una bugia e il diavolo mi confondeva la mente e io cercavo di cambiare la mia vita. Ho viaggiato in tanti paesi, Italia, Spagna, andavo in giro cercando di cambiare la mia vita. Pensavo un bel lavoro o una bella donna o gli amici, i divertimenti del mondo, frequentavo i locali, le discoteche, i pub, sembrava che mi divertivo, che cambiava la mia vita, ma poi stavo peggio di prima. Bevevo, vi racconto, io quando andavo in giro per le strade mi portavo uno zaino pieno di bottiglie di whisky e mi mettevo a bere nelle piazze. Avevo uno zaino pieno di vizi, ma oggi c'ho uno zaino con la Bibbia. Alleluia! Col Vangelo, con la parola di Dio. Alleluia! Per regalare alle persone, per dare alle persone. Per questo che io, grazie a Gesù Cristo, per la sua gloria, non mi vergogno del Vangelo, perché il Vangelo è la potenza di Dio. Alleluia! Per la salvezza di chiunque crede. Amen. E lui mi ha salvato con una grande potenza, io non me lo immaginavo. Dopo tanti viaggi in Spagna eccetera eccetera, dove io tornavo peggio di prima, ero indemoniato praticamente, non lo sapevo, sentivo delle voci. Ascoltate, c'era un periodo nella mia vita che io sentivo delle voci nella mia mente che mi dicevano, queste voci mi dicevano: ma guarda come sei finito, guarda com'è distrutta la tua vita, nessuno ti vuole bene. Io ascoltavo tante voci nella mia mente, delle voci maligne, voci che mi confondevano. Ascoltavo delle voci che mi dicevano: tu non vali nulla, nessuno ti ama, nessuno ti vuole bene, guarda la tua vita com'è. Ammazzati. Ammazzati. Un giorno mi ricordo, ero fuori dal balcone e stavo fumando e quella voce mi diceva: buttati giù, buttati sotto, ammazzati. E io guardavo giù e vedevo che tutto girava così. Miravo che stava tutto che dava vuelta. E quella voce mi voleva spingere a buttarmi. Mi diceva: ammazzati, buttati. Tanto la tua vita non serve. Ma in quel momento, io vi posso raccontare, per la gloria di Dio, che in quel momento arrivò una presenza che io non conoscevo e mi portò indietro e mi portò dentro. E io tornai dentro la casa e sentivo un'altra voce, un'altra voce che mi diceva: un giorno la tua vita cambierà, un giorno la tua vita cambierà. E quella voce che io non conoscevo mi dava speranza, mi dava forza di andare avanti, perché in quegli anni che io ero lontano da Gesù Cristo avevo un grande vuoto dentro di me, avevo un vacío grande nel mio corazón. Avevo una grande depressione, una tristezza, non avevo mai pace, non avevo mai la gioia, ero sempre confuso. Ma nel mio cuore c'era un seme della parola di Dio che avevano piantato nel mio cuore fin da quando ero piccolo. Alleluia. E nei momenti più difficili, nei momenti più bui, più terribili, di solitudine, di tristezza, quella voce mi diceva: un giorno la tua vita cambierà, un giorno la tua vita cambierà. E lo Spirito Santo, che io non conoscevo, non capivo, mi faceva ricordare alcuni passi della parola. Anche se tu camminassi
Se tu camminaras nella valle dell'ombra della morte, la pace della morte, non temerò male alcuno. Non temerás ningún mal. Perché il Signore è con te. Perché il Signore sarà contigo. Perché tu sei con me. Perché il Signore è con me. E lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo. Anche se io non lo conoscevo. Igual io non lo conoscia. Mi dava speranza. Mi dava forza. Perché lui è il Dio della speranza. Lui è il Dio della misericordia. Lui è il Dio della forza. È il Dio della nostra.